Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come vedete oggi siamo ritornati con This War of Mine. È un po' che non lo portavo e come vi ricordate l'ultima volta c'è morto uno dei personaggi al primo episodio. Ora direi di continuare la storia e cercare di resistere con un personaggio sperando che arriverà qualcuno, insomma, alla nostra casa e si unirà, diciamo, a noi. Terzo giorno, sta diventando più freddo. Mi ricordo che siamo ritornati. Ma non era morta lei? Oddio, forse perché tornando indietro è riuscita a salvarsi. Va bene, questa cosa tralasciamola. Allora, lei malata alla febbre, ok. E mi ricordo che noi siamo riusciti a portare della roba. Direi che lei è meglio farla cucinare per adesso. Ma dove vai? Vai a costruire. Ma so ragazzi, io non ho fatto niente, come avete visto l'altra volta, come è successo così, io così ho fermato e mi sa che si è rimasta viva per culo probabilmente. Comunque dobbiamo produrre assolutamente la stufa e direi di metterla qua giù. Iniziamo a fare la stufa e riscaldare questo posto perché quasi congela. Infatti lei si è ammalata, quindi facciamola cucinare così un po' di calore, forse. Beh ragazzi, lo so che gatto basta. Lo so che questa cosa non doveva succedere, ma è successa, non ci posso fare nulla. Non è una cosa che mi aspettavo che potesse succedere. Per di più, fortunatamente abbiamo, se non mi sbaglio, abbiamo tanta acqua, sì, no, è rimasta anche poca questa volta l'acqua per mangiare, infatti dovremmo creare il produttore di acqua. Ok, diciamo che è il momento di mangiare con lei e iniziamo a riscaldarci un po'. Che tu mettiamo, dobbiamo ne costruire altri, mi sa, andiamo a costruirne. Al momento lei ha mangiato e direi di scendere un po' giù. Purtroppo le temperature sono molto basse, quindi dobbiamo sperare che con il nostro personaggio principale riusciamo a far riscaldare questo posto. Vediamo se possiamo costruire. Sì, ne possiamo fare un po'. Direi di usare libri che sono totalmente inutili. Questi libri. Quindi, e invece con Emilia, non lo so, rimaniamo, accendiamo la stufa appena ne finisce un paio. Dovrebbero esserci adesso, sì, perché li ho appena costruiti. C'è qualcuno alla porta. Aspetta, finiamo un attimo di costruire e andiamo a controllare. Beh, guardate il lato positivo, almeno riscaldiamo un po' il posto, fortunatamente. Però è malata, vediamo se questo tizio. Andiamo velocemente, poi andiamo a dormire con te. Lei purtroppo è malata e dovrebbe riposare teoricamente, però. Ok. Vediamo se ha medicine per lei, ma la nostra roba, scusate, mi sono confuso. Direi di prendere questo, sicuramente è acqua. Ci servirà questo qua anche. Allora, vediamo cosa possiamo dargli. Purtroppo non abbiamo molta roba, quindi non so come. Sai che abbiamo chiesto troppa roba. Facciamo per chiedere questa roba dobbiamo dare tutto questo. Purtroppo ne abbiamo troppo bisogno, quindi accettiamo questo affare. Ok. Direi di riposare anche un po', ci sediamo un po'. Perché teoricamente, anzi andiamo. Prima di riposare, tanto penso che si sveglia a breve, andiamo a far dormire anche lei per recuperare le energie. Il posto si sta riscaldando, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Direi di conservare i materiali perché dobbiamo assolutamente costruire questo. Ci converrebbe fare sia un letto, scusa, ho sbagliato, costruire sia il collettore d'acqua piovana e un altro letto. Comunque la stufa siamo messi bene, costruiti questi prodotti. Direi anche di fare l'ultima cosa alla radio e poi iniziamo a potenziare questo e potenziamo le prime cose per sopravvivere. Troppo mo
Diciamo che sono stato fortunato che il mio personaggio, non facendo tutto il giorno, quando abbiamo fermato il gameplay, si è salvato all'ultimo secondo. È stato molto fortunato, insomma. Sono stato molto fortunato, veramente tanto. Vediamo se possiamo fare. Non mi ricordo se potevamo fare gelletto. Se possiamo fare gelletto, lo facciamo subito. Almeno togliamo una delle cose che volevamo costruire. No. Cioè, direi di andare a riposare il nostro personaggio. Purtroppo fa molto freddo e dobbiamo cercare di riscaldare. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. 7 gradi sono ancora bassi, però dobbiamo accontentarci. Almeno non siamo sotto il meno 2. Andiamo ad aumentare altre temperature. Ne abbiamo messo 6. Non so se aumenteranno le temperature in base a questa cosa. Lei purtroppo è malata. Dai, cavolo, quanto tempo ci metti a riposare te? Non credo che aumentano i gradi. Stanno aumentando. Ok, vai a riposare tu. No, tu, scusami. Tu vai assolutamente a mangiare. Prima che finisce la notte, almeno abbiamo lo stomaco pieno. Ah, c'è ancora sto tizio. Mi sono dimenticato di kickarlo, di cacciarlo. Abbiamo materiali da darti, tizio. Dobbiamo trovare più cose possibili perché anche cibo già iniziamo a scasseggiare. Vai a mangiare, che inizierà a scasseggiare. Allora, l'unica cosa positiva è che almeno lei sarà in recupero, più le medicine che la guariranno con la temperatura abbastanza alta, tra virgolette. Speriamo di resistere. Dobbiamo potenziare anche la stufa, purtroppo siamo già vicino alle porte dell'inferno, dell'inverno, anche inferno probabilmente, però diciamo inverno per adesso. Poi vedremo come comportarci, purtroppo dobbiamo costruire un altro letto, dobbiamo costruire altre cose, assolutamente dobbiamo trovare tanti materiali. Fortunatamente ho scelto come personaggio Boris per il fatto che porta più risorse. Allora, direi di dormire tu di rovistare ovviamente, vediamo una mucchia di cibo, montagne di materiali. Domino una limitata quantità. Questo l'abbiamo visitato. Se non mi sbaglio erano dei vecchi lì. Mucchio, montagna di cibo. Andiamo qui. Io proverei ad andare qui. Direi di non portare per niente adesso. Almeno vediamo cosa c'è all'interno. Qui gatto dobbiamo sperare di trovare tantissimi materiali e anche un po' di cibo. Medicine adesso non so se lei sarà a rischio di vita, però comunque con calma e vediamo di fare più cose possibili. Allora, ragazzi, cosa facciamo? Dobbiamo stare un po' attenti, c'è una persona morta lì. Questa cosa non mi piace, però almeno vediamo qui cosa possiamo trovare. Prendi tutto, ovviamente, prendiamo più possibile. Ed è un posto pericoloso qui, sinceramente. Madonna, quanta roba che c'è qui. Ho trovato un sacco di roba, io direi prima di guardare. Ok, nella prima porta non c'è nessuno. Dobbiamo stare attenti. Vediamo se troviamo cibo. Sinceramente siamo già messi bene. In effetti direi di prendere questo e assolutamente l'acqua. Anzi, possiamo anche subito tornare a casa. Cioè, abbiamo trovato roba molto buona. Direi dopo di darci l'ultima occhiata, di ritornarci vedendo se ci sono altre cose, perché abbiamo trovato veramente tante cose. Potrebbe essere molto utile tutta questa roba che abbiamo trovato. Diciamo abbiamo trovato proprio la miniera d'oro che volevamo trovare. Ora cerchiamo di stare un po' attenti. Quarto giorno. Spero che nessuno è venuto a disturbarci. Ok, Emilia è ancora viva fortunatamente. Grande bottino stanotte, infatti abbiamo trovato un grande bottino. È stata una nottata tranquilla. Abbiamo sbloccato anche un achievement, bellissimo. Allora, direi ragazzi, siamo stati molto fortunati questa volta. Vediamo come si è leggermente malata. Ok, sta in recupero. Direi a lei di fare la cucina anche se è un po' malata. Direi di preparare un po' la cucina. E lui invece direi di costruire assolutamente questo. Assolutamente ci serve.
Posiziona qui. E mentre anche lo so che sei un po' malatina, Emilia, ma serve la tua mano. Dovresti andare a cucinare. Purtroppo dobbiamo consolare materiali per cucinare, mi sa. Cavolo, vediamo. Vediamo cosa consumare come materiali. Purtroppo ci conviene usare 5 pezzi di questo. Anche per la stufa, perché comunque fa freddo. Spero che almeno possiamo usare altre cose. Perché ci serve assolutamente molta roba. L'unica cosa che potrebbe essere difficile. Ok, dobbiamo un attimo. Ah, dobbiamo costruirli a mano, veramente. Mi dimenticavo, scusatemi. Cerchiamo di rimanere più a lungo vivi. Direi di costruirne uno per adesso. Non credo che ne abbiamo bisogno di farne tanti. Aspettiamo Emilia, che finisce di preparare gli oggetti, anzi penso che finirà prima Boris. Sì, ho capito Boris che hai fame, però con calma nella vita. C'è qualcuno alla porta, fortunati ancora di più. Allora, direi di costruire due pasti. Uno, quello. Sì, ci conviene assolutamente farli. Allora, vediamo se possiamo costruire qualcosa nel mentre. Temperatura si mantiene ancora stabile. Allora, questo l'abbiamo. Ci mancava, come abbiamo detto, costruire il letto. E la radio per il momento. Io direi di fare il letto assolutamente. Ce ne servono due perché comunque in caso di emergenza, ad esempio come ora è malata, ha dovuto farla rimanere sveglia per un po'. Poi con lei andiamo un attimo. Mangiamo un attimo con lei e poi andiamo a vedere un attimo chi è alla porta. Con calma nella vita, signore. Ok, andiamo. Andiamo a vedere. Cosa è? Dobbiamo aiutarti, vediamo, parliamo un po'. Siete prima di aprire la grazie mille veloce, un cecchino ha sparato a mio fratello, prego aiutatemi a portarlo a casa altrimenti morirà. Qui è un po' grave la cosa. Dammi un attimo. Direi di aspettare un po'. Perché sinceramente non so. È una questione difficile, non ci guadagniamo, non so nemmeno se ci guadagniamo qualcosa in questa cosa. Però purtroppo non posso farlo perché abbiamo già lei che è malata. E non abbiamo persone per aiutare. Sinceramente, non so che fare. Una scelta molto difficile. Boris, non dirmi nulla, dormi tra poco, dobbiamo decidere. Però, metti anche. Aspetta, prima mangia. Le giuro, sono un po', diciamo, colpito da questa cosa. Non so che fare, cioè non so che decisione prendere. So che può sembrare cattivo come cosa, però mi sa che dobbiamo dire no per questa volta, ragazzi. So che è una decisione difficile. Purtroppo so che ho fatto una cosa molto brutta, ma non abbiamo modo di aiutare. Non abbiamo veramente modo per aiutare le persone ora, ora come ora. Ok, e mentre direi anche di riposare con lui. Ora dovrebbe aumentare facilmente la temperatura, ragazzi, e sperare tutto per il meglio. Direi comunque possiamo anche finire la giornata perché abbiamo fatto, diciamo, tutto quello che dovevamo fare. Direi di fermarla così, passiamo direttamente alla notte. Lei rimane ancora a dormire, tu devi rovistare. Io direi di andarci, comunque cibo siamo messi bene come avete visto. Ci riandiamo in questo posto per il semplice fatto perché comunque possiamo trovare veramente tanta roba. Veramente tantissima. E quindi spero che la cosa comunque possa portarci benefici e non troviamo qualcuno che potrebbe disturbarci, insomma, nella nostra ricerca. Ok, dovrebbe essere un topo. Io direi di scendere giù, perché di solito giù. Ah, cavolo, qui c'è roba.
Lì dobbiamo portare la pala. Infatti ci ritorneremo qui semplicemente perché abbiamo trovato veramente tanta roba. Direi di salire al piano di sopra. Qui ci saranno medicine che dobbiamo prendere assolutamente, sicuramente. Proprio sicura come cosa. Quindi cerchiamo di fare. Fortunatamente ci sono solo topi qui. Siamo abbastanza fortunati. Sono solo un po' preoccupato. Ah, non possiamo prendere tutto, giustamente. Ah, direi di rimuovere l'acqua perché comunque di uno ce ne facciamo poco e niente. Li vediamo a prendere comunque più tardi. Vediamo qui cosa può esserci. Apriamo la porta e vediamo. Ah, quindi qua dobbiamo tornarci, ragazzi. Troveremo sicuramente i medicinali che potranno servire. Questa cosa serve. Ah, eccole dove erano le medicine. Direi di prenderle assolutamente. Queste possono essere molto utili anche per guarire noi stessi e anche per fare dei scambi se proprio non ci serve, ne abbiamo tantissime. Però direi comunque le medicine conservarle sempre. Speriamo che non sia successo niente. Quinto giorno. Siamo arrivati al quinto giorno. Mi sembra di riposare. Sono tornato e ti ho anche le medicine. Sono cose sì, vabbè. Qualcuno ha fatto irruzione. Oggetti rubati, cavolo. Siamo rimasti senza cibo. È stata anche ferita. Già sta messa male, no? Madonna. Andiamo a metterci le bende. Dobbiamo potenziare assolutamente questo oggetto, dai, dobbiamo fare le barricate, a quanto pare. È stata anche colpita. Ci servono gli attrezzi, lo sapevo, madonna. Spero che non ritorneranno a farci del male. Siamo anche senza cibo, dobbiamo andare a dormire senza cibo. Ragazzi, sono cose che sì, me lo aspettavo che poteva succedere. Direi di produrre la radio. Lei deve assolutamente stare a letto. È anche malata, ferita. Povera ragazza, sta subendo il putiferio, insomma. Ragazzi, questa sarà l'ultima notte. Poi, quando ritorneremo a casa, si salverà automaticamente. Quindi ci fermeremo. Adesso direi di costruire la radio e far passare la notte velocemente, mi sa. Comunque, non abbiamo oggetti, insomma, cioè non abbiamo nulla. Purtroppo, l'unica cosa è farli dormire. Aspetta, no, produciamo questo per l'acqua. Purtroppo non abbiamo nemmeno cibo e non abbiamo altro. Entrambi i personaggi sono tristi perché comunque lei ha avuto una botta orribile. Le ha assolutamente prese, insomma. Non mi ha completato l'oggetto. Direi per adesso barattare cosa, cioè non credo che abbiamo roba, mi serve cibo, potremmo trovare cibo, questo sarebbe molto utile. Vediamo se possiamo barattare per quello. Si dovrebbe togliere la neve assolutamente. Tizio, dobbiamo assolutamente scambiare. Allora, io ti do tutta questa roba. Sicuramente del cibo me lo darai, anche questo. Ok, per questo direi. Cosa possiamo aggiungere? Cazzo, me ne faccio dei pupazzi. Anche questi mi servirebbero. Mi sa che dobbiamo togliere uno di questi. Togliamoli. Vediamo se servono. No, tutta sta roba, cazzo. Affare fatto, facciamo così. Va bene, tanto lo zucchero. Direi di andare a bloccare un attimo questo e fare questa cosa. Abbiamo preso comunque anche altre bende per lei, quindi. Ragazzi, stiamo facendo il possibile per migliorare la nostra vita. Dobbiamo anche costruire altre cose, vediamo di costruirle assolutamente.
e prepararci, insomma. Olè. Ora potremmo costruire davvero tante. Ecco le protezioni. Ci serve assolutamente pietra. Dobbiamo prendere tanti materiali. Dobbiamo, ora possiamo costruire un sacco di cose molto utili. Allora, direi per adesso abbiamo cibo, sì. Direi di fare un'altra cosa. Prepariamo questi. Sacrifichiamo la pietra per adesso. Tanto cerchiamo di prenderla di nuovo al prossimo viaggio. Prepariamola assolutamente, ci serve, ragazzi. Per cucinare e preparare un po' di mangiare, che almeno il cibo fa bene al corpo, come ben sappiamo. Dai, cavolo, veloce, mio Boris, caro Boris. Con lui prepariamo il pranzo, andiamo a mangiare, andiamo a dormire, poi svegliamo lei, andiamo a mangiare e con lei mettiamo altra legna, cioè altra roba per bruciare. Direi iniziamo a svegliare anche lei. Ok, abbiamo messo altra roba a bruciare. Direi iniziare a salire. Tu mangia nel mentre. Ok, io direi di andare a dormire con te. Tu mangia. Perché sei andata di là? Beh, ragazzi, penso che possiamo. Deve solo mangiare l'erba. Portiamo a letto e finiamo. Fermiamo la notte, insomma. Purtroppo abbiamo lei che è ferita e spero che non fanno un altro assalto. Ormai hanno rubato tante cose nostre. Purtroppo siamo rimasti senza nulla. Ok, possiamo terminare il giorno. Questa sarà l'ultima notte, ragazzi. Auguriamoci buona fortuna per tutti, per tutto. Allora, tu dormi assolutamente. Tu devi rovistare. Una limitata quantità montagna in un mucchio di parti. Non so se andare. Direi di cambiare. Andiamo qui. Assolutamente, perché ormai lì credo sia rimasto più che niente. Direi di portare questo e questo. Ora portiamoceli per sicurezza, non si può mai sapere, quindi attenzione. Ragazzi, possiamo credere in noi. Qui dobbiamo stare un po' attenti, non mi piace questo posto. Mi fa un po' senso questo posto, insomma. Abbiamo trovato del cibo, fa buono. Almeno mangiamo un altro giorno. La carrozzina non è vuota, alcuni oggetti giacciono sparsi. Scusatemi. Sparsi al suo interno. Un sonaglio, un granchio rosso sorridente, è completamente ricoperto di impronte di denti da latte. Un biberon mezzo pieno di un blocco rappreso di quello che probabilmente un tempo era latte artificiale. Qualcuno deve essere fuggito terribilmente di fretta, o forse non aveva bisogno di queste cose. Bruttissimo questa cosa. Andiamo. Prendiamo qui. Ho trovato roba non molto interessante. Vediamo. Ok, qui è tranquillo, sembra. Non ho trovato un po' di roba al primo piano, però anche alcune cose che sono abbastanza inutili. Ecco, questo ad esempio serve molto di più, sta roba. Direi di togliere questo assolutamente. E anche questi due. E questo per il momento. Poi verremo. Scusami, ho ripreso una cosa che non vorrei portare per adesso. Ok, anche questo direi per adesso è inutile. Ci serve questa roba. Ah, sì, possiamo anche tornare, sinceramente. Ebbene, ragazzi, abbiamo finito la nostra prima notte, insomma. Vieni qui. Ecco il mio gatto che cerca di scappare. Hai distrutto una stanza, insomma. Vai. Anche ragazzi, è stata una nottata tranquilla e abbiamo portato un po' di oggetti. Ci fermiamo qui per quanto riguarda questo gameplay. L'episodio è stato decisamente migliore questo qui dell'altra volta. Abbiamo fatto molto più cose, abbiamo fatto cose più interessanti, sono successe cose molto più interessanti. Ho dovuto fare anche una decisione difficile e anche altre cose importanti che hanno portato comunque una svolta alla storia. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!